trying to be a slide, slide as and breathe. Si parte anche oggi. Eccoli qui i nostri, buongiorno, le nostre guide di oggi. Buona Befana a tutti. Salvo. Ciao, e Marco. La giornata di oggi inizia in maniera un po' diversa dal solito. Facciamo enduro in due. È enduro in due. Facciamo enduro in due. A colazione, sono con Salvatore, detto il marchese. No, come maestro, il maestro. Mi hanno riferito male. Vabbè, non è un problema. Siamo a Noto. Sì. Oggi cosa ci aspetta? Ci aspetta una bellissima giornata di ottimo enduro, in ottima compagnia, posti spettacolari. Speriamo che saranno graditi da voi e da tutti. E poi alla fine una rimpatriata tutti assieme per una bella gigliana, se ci sta. Infatti so che ci sarà una sorpresa, mezza, perché arriveranno un po' di enduristi da altri posti della Sicilia per passare la giornata insieme. Un po' fare enduro, un po' mangiare, nella miglior tradizione degli enduristi. Ok ragazzi, oggi andiamo a scoprire i monti Iblei. Vai, un po' di pietre a scendere. Allora Angela, ora adesso andiamo a affrontare un letto del fiume di circa 2,2 km. Un fiume scoperto da me, pulito da me, ed è bello tosto. Va bene. Ci divertiremo. Così ci scaldiamo un po' le mani. Sicuramente. Vai. Bravo Salvatore, bello! Allora, ti sono venute le stigmate qui sulla fronte, hai preso qualche rametto, si vede che non hai pulito. No, sto facendo enduro. Ah! Questi sono i segni dell'enduro. Grande! Questa zona è caratterizzata da alcuni tratti di fuoristrada e poi dei collegamenti che facciamo su strade asfaltate o strade tipo queste. In questo modo andiamo a raggiungere tutti i punti belli da fare enduro. Una delle ricchezze della Sicilia sono questi splendidi ulivi. Infatti sono numerosissime le coltivazioni di ulivi per la produzione di olio. Insieme a Salvatore oggi ci accompagna Marco, anche lui profondo conoscitore del territorio e dispensatore di note storiche e non. Grazie, molto gentile. Allora Angelo, il nostro obiettivo è farti vedere i Monti Iblei, però ora noi passiamo dalla Reggia Trazzera, che anticamente sbarcavano a Portopalo, al mare, e prendevano questa strada che praticamente arriva fino a Palermo, tutta mulettiere. Con i carretti in alcuni posti ci sono anche i segni delle ruote dei carretti, i canaletti, diciamo il canale. E ora noi andiamo a scoprirle. Grande, un po' di storia anche con le moto enduro. Amici, pensate da quanto tempo esiste questa strada.
e sicuramente il passaggio delle moto aiuta a non far chiudere i percorsi che vengono rimangiati dal bosco e dai rovi. Ragazzi, questo è quello che raccontava prima Salvatore, ovvero una strada di tufo antichissima, e questi sono i segni dei vecchi carretti, giusto? Le ruote dei carretti che con il peso, perché erano abbastanza caricati, riuscivano a fare i solchi con la pesantezza. Ovviamente ne passati 100 migliaia. Ora, per esempio, non mi ricordo bene, ma quando si incrociavano quelli che scendevano dovevano dare la precedenza a chi saliva, o viceversa, non mi ricordo bene, perché in certi tratti dove non c'era lo spazio necessario dovevano dare la precedenza a chi saliva. Come succede ancora adesso in montagna? Come succede? La legge della natura. La legge della natura. Quindi, a dimostrazione del fatto che alla fine strade, mulattiere antiche rimangono nel tempo, anche se alla fine ci passa qualche moto, qualche mezzo. Anzi, noi aiutiamo a tenerle aperte dalla vegetazione. È pulite, fra l'altro. Quindi viva l'enduro. Guarda le ghettine. Angelo, qui siamo arrivati a Cava Grande del Cassibbe, qui ci sono degli splendidi laghetti artificiali dove l'estate si riempiono strapiene di gente, e questa è la fine dei Monti Blei. I Monti Blei finiscono a ridosso della piana del Cassibbe. Poi abbiamo la piana del Cassibbe e Siracusa. Ragazzi, vista mare qua! Sono Salvatore Trapani, faccio enduro da quando ero piccolino. La mia passione è stata sempre la moto e non mi sono fermato mai. Mi sono attaccato sempre ogni giorno di più a questo sport, perché per me è la vita. L'enduro significa tante tante cose: passione, amicizia, spirito di sacrificio, unione, umiltà e tante tante altre cose che adesso non mi vengono in mente. Viva l'enduro! Allora, un momento ricreativo, svuotiamo lo stivale e via. In Sicilia si può fare anche a gennaio. Queste sono delle necropoli dove seppellivano una volta i morti. Allora, adesso andiamo a affrontare la cosiddetta Contessa, una mulattiera di 2,7 all'incirca, zona Canicattini Bagni. Roba croccante o scorrevole? Un misto di croccante e scorrevole. Ok. Un cocktail di un cocktail due. Esplosivo, vai allora. Allora dai. Tappeto di pietre. Ok, un piccolo break, alle nostre spalle una quercia secolare bellissima. Zona San Marco, ecco. Frazione di Noto. Marco, da profondo conoscitore delle zone a livello di sentieri enduro, ma qualche curiosità su questa cittadina che si chiama Noto, che io personalmente non conoscevo, io conosco solo il passito di Noto. Bene, il passito è buono, ma ci sono tante altre cose. È una base di partenza. Ma ci sono tante altre cose buone. Non c'è solo enduro, ma Noto
e dal 2004 è patrimonio dell'UNESCO. Siamo quasi attaccati al mare, quindi in estate si può venire benissimo a farsi un bel bagno. E poi la cittadina di Noto, il comune di Noto è uno dei più estesi d'Italia, tantissime frazioni dove poter andare a visitare, a fare trekking con la bici, con le moto, tantissimi guadi dove andare magari chi è amante della pesca. Ecco, raccoglie un po' tutti gli appassionati dello sport e non solo, abbiamo anche degli ottimi ristoranti. Venite a Noto, noi possiamo soltanto aprirvi le porte alla mia splendida città. L'invito è rivolto ovviamente a tutti gli enduristi che stanno guardando questo video e benvenuti in questo fantastico comune. Grazie. Tutto in Sicilia. Vai Lucio, allora. E allora, riscaldiamo un po' di salsicce, un po' di fettine. Con questa, ottima. Grazie. Il panettone, perché un po' tutti a casa. Auguri a tutti ragazzi. Ci riduciamo a fine feste che abbiamo 10, 12, 15 panettoni. Non sappiamo cosa fare. Metteteli sulla brace. Dopo che lui è riscaldato e ben arrosolato, usate qualsiasi liquore volete che vi piace, o limoncello, grappa, Baileys, rum, quello che vi piace. Gli date una spolverata sopra e al bacio. Allora, giornata a Noto, spettacolare, abbiamo fatto un po' di enduro, bei trasferimenti. Purtroppo il nostro Salvo è una guida esperta, guida fluido, mi è piaciuto. Purtroppo finisce anche la nostra giornata, potevo continuare ancora, era alla grande. Noi dobbiamo continuare questa scoperta della Sicilia, come no, con una moto da enduro. Quindi grazie mille dell'ospitalità. Grazie a voi. Chiunque vuole fare enduro, le porte sono aperte in tutto e per tutto. Allora, a Noto, Trapani Fuel, enduristi. Abbiamo iniziato qua ieri sera e finiamo qua stamattina. Buon, noi andiamo avanti. Un bacione. Salvuccio, grazie. Grazie a te. Ok, allora moto caricate. Leo, siamo quasi pronti a ripartire. Altra tappa. E via che si va.